Valle d'Aosta c'era una piccola collina felice e generosa, circondata da alte montagne. Tutti la chiamavano Morena. All'inizio di un inverno particolarmente freddo era molto triste, perché la neve aveva ricoperto i suoi pascoli e sulla sua cima vi erano solo rocce. Singhiozzava senza sosta. Una mattina, nella quale il sole scaldava più forte, Scintilla, una piccola lucertola, uscì dalla noce di cocco nella quale abitava da quando un bambino l'aveva abbandonata nel bosco. Scintilla era molto curiosa e adorava scoprire il mondo straordinario che c'era intorno a lei. All'improvviso sentì qualcuno che piangeva e si spostò velocemente in cima alla collina. «Mi servirebbe giusto un po' di energia», singhiozzava Morena, «un po' di sole e qualche goccia d'acqua per non essere più triste e ritrovare il mio aspetto splendente». «Stai tranquilla, ti aiuterò», promise la lucertola. «Il signor Scoiattolo e la signora Topolina sono famosi farmacisti, capaci di risolvere tutti i problemi che sono loro posti». E andò immediatamente a cercare Click, il gigante, amico degli animali, che viveva vicino al fiume Arc-en-Ciel, per chiedergli di accompagnarla in questa avventura. «Click, Click, la collina è ammalata, dobbiamo aiutarla, lei è stata gentile con noi». «Stai tranquilla, lucertolina, ti aiuterò, ma il buio sta arrivando e non si vede niente». «Aspettiamo domani», rispose lentamente il gigante. «No, no, subito, perché l'aquila selvaggia vede tutto, sa tutto. Andiamo, sbrigati, seguimi». Click si mise in movimento con calma, mentre Scintilla correva verso il nido dell'aquila. «Selvaggia, selvaggia, la collina è malata. Puoi indicarmi il sentiero per raggiungere il signor Scoiattolo e la signora Topolina?» «Sta diventando buio, rischiate di perdervi nella foresta», rispose il rapace. «Seguite questo sentiero di sassi luminosi che conduce la tana di muso bianco, la volpe, quindi chiedete il suo aiuto». Muso bianco, la collina è ammalata, dobbiamo trovare una medicina, aiutaci». «È troppo buio e non si vede niente», disse Muso Bianco riflettendo ad alta voce. «Dobbiamo sbrigarci, Morena ci dà rifugio e ci protegge, dobbiamo aiutarla». «Io griderò», disse Muso Bianco, «seguite l'eco della mia voce, dovete attraversare un ponte sospeso su una cascata, in fondo troverete il sentiero del bosco magico. Attenzione, seguite il sentiero indicato dal fungo rosso». Giunti alla cascata, Scintilla stava per cadere nell'acqua. Il ponte era sparito. Una nevicata l'aveva portato via. «Non ci riuscirò. Morena non guarirà», gridava sconsolata. «Calma, lucertolina», disse tranquillamente Click. «Sono un gigante. Metto il mio piede destro da un lato del dirupo. Paf! E il mio piede sinistro dall'altro lato. Paf! Vieni qui e sali sulle mie spalle». I due amici ripresero il cammino, attraversarono la foresta e, che sorpresa, in mezzo al bosco intravidero uno chalet multicolore. Era la farmacia del signor Scoiattolo e della signora Topolina. Gli specialisti prepararono uno sciroppo di mirtilli e di fragole, delle caramelle con stelle alpine e della taupirina, un delizioso gelato al cioccolato bianco. Scintilla e Click portarono immediatamente a Morena le medicine miracolose. Lei inghiottì lo sciroppo e le caramelle, gustò il gelato e ritrovò il buon umore e il suo dolce sorriso. Ai piedi di Morena, gli abitanti del villaggio costruirono un giardino di dolcetti affinché alla collina non mancassero mai più delle buone e dolci cose per passare l'inverno. Vicino al bosco delle delizie nacquero grandi alberi per ospitare tutti gli animali che l'avevano aiutata.
Da allora, ogni estate, i turisti vanno in gita per cercare il giardino dei dolcetti, ma bisogna essere gentili e generosi per poterlo trovare. Comme News Radio 2011-2013, porté par la région autonome de la Vallée d'Ost, Italie, et la mairie du Vigan, France. Projet des contes dans nos langues, du bilinguisme au plurilinguisme.